Le scale pentatoniche sono un'ottima soluzione per chiunque si avvicini all'improvvisazione. A me piace dire che sono scale inclusive perché non creano particolari problemi fra note di tensione e note di risoluzione per un qualunque giro armonico, sia in ambito jazz come in ambito pop o in altri contesti. Per cui sono il punto di partenza per molti di noi. Soprattutto per noi chitarristi, perché hanno, come dire, una struttura abbastanza intuitiva sul manico della chitarra. Hanno sempre queste due note per corda, eccetera. Nei video precedenti abbiamo visto come esse possono essere utilizzate per far risuonare estensioni o alterazioni degli accordi, soprattutto in ambito jazz e nell'ambito della cadenza 251. Per chiunque fosse interessato a questo argomento vi invito ad andare a vedere i video precedenti, a mettere un like di cortesia e a iscrivervi al canale. Quello che vorrei fare oggi invece è fare un piccolo passo indietro e dare alcuni suggerimenti su come possono essere studiate le scale pentatoniche. Innanzitutto, cos'è una scala pentatonica? È una scala composta da 5 suoni. E nel caso della scala pentatonica maggiore fa suonare i seguenti gradi: la tonica, la nona, la terza maggiore, la quinta e la sesta. Non so se vi ricorda qualcosa. In a sentimental mood. Ok, tanto per fare un esempio. Nel caso della pentatonica minore allora, abbiamo la tonica, la terza minore, la quarta, la quinta e la settima minore. Tre sono le strade per studiare queste strutture melodiche. La prima, ecco, sulla prima non vorrei dilungarmi molto, vorrei provare a darla per scontata, del resto sono anche informazioni facilmente reperibili, ovvero lo studio dei 5 box che occupano le 5 posizioni del manico, no? Quindi nel caso della tonalità di Do maggiore o La minore sono questi. Compreso quello che si trova in prima posizione, che non bisogna dimenticare come ho fatto io adesso. Il secondo approccio alla scala pentatonica è molto caro ai musicisti di rock blues e, come dire, ci pone da un punto di vista meno verticale sullo strumento, ma più diagonale, e quindi ci dà una maggiore estensione della scala. Ci dà più ampie vie di uscita, quindi maggiori soluzioni melodiche e soprattutto è molto agevole per l'utilizzo dei bending, tanto per fare un esempio, che sono un elemento fondamentale nel rock. Con questo sistema io metto in relazione tre diteggiature in senso ascendente e discendente. Per esempio, parto dalla prima diteggiatura 3-5-3-5. Mi sposto in avanti in quinta posizione, 5, 7, 5, 7. Mi sposto in avanti nella terza diteggiatura, 9, 10, 9, 8, 10, 8, 10. Non so se avete presente l'assolo di George Harrison su Let It Be. Ecco, quello. Tiratelo giù perché è un perfetto esempio di come utilizzare queste diteggiature. Tanto per intenderci. Il terzo ed ultimo approccio è un approccio completamente orizzontale. E a mio avviso rappresenta l'approccio più interessante e creativo dell'utilizzo delle scale pentatoniche e non solo delle scale pentatoniche, ma questo è un discorso che esula un po' dal nostro contesto.
Io lo penso in questi termini. Per esempio, prendo, isolo un set di corde, di due corde, per esempio, le prime due. E individuo, come dire, per ciascuna posizione una, a me piace chiamarla una quadriade pentatonica, cioè un gruppo di quattro note. Ok, a mio avviso lo sviluppo orizzontale della melodia sulla chitarra è quello più spontaneo, naturale, meno legato ai licks, ai cliché che ogni chitarrista si crea e di cui inevitabilmente poi rimane un po' vittima. Ma un approccio molto interessante che io consiglio su questo sistema, diciamo, orizzontale che accoppia le corde è legato al concetto di permutazione matematica, ovvero alle 24 possibili combinazioni di note che noi possiamo ottenere raggruppandone 4. Cioè, per esempio, faccio un esempio, sempre sulla pentatonica di Do maggiore o La minore, parto dalla terza posizione e costruisco questa figura melodica, che poi ripropongo in settima in quinta posizione. Questo sistema consente di costruire una cellula melodica che poi viene riprodotta sui vari gradi della scala. E questo musicalmente è una strategia improvvisativa molto interessante e soprattutto meno scontata di quelle che abitualmente utilizziamo. Thank you.